La storia che si sceglie oggi, di oggi, è la componente arriva del tuo storico, probabilmente. Sì, beh, mi fa indubbiamente piacere essere qui perché vedere tanta gente, tifosi, vedere tanti campioni che hanno lasciato veramente un segno nella storia argentina. Non è che mi sento all'altezza loro, però sono contento di poter essere qua, di aver vissuto soprattutto una partita, un'emozione come quella di ieri, anche se mi auguro di non viverne troppo così, perché altrimenti non potrei arrivare a molti anni ancora. Una vittoria che forse cancella qualche delusione del passato, penso allo 0-5 con la Juventus che realmente non era ancora. Beh, quelle cose restano, non si possono cancellare. Di quel genere, però indubbiamente ieri abbiamo riscattato quantomeno sul piano della figura quello che è successo un anno fa. Dobbiamo ringraziare i giocatori, dobbiamo ringraziare tutto lo staff, bella in testa, perché veramente ci hanno regalato un'emozione incredibile, soprattutto perché è stato un seguirsi di emozioni, prima l'attesa, la voglia di far bene, poi la delusione, poi l'incubo del famoso 0-5 di 2 anni fa, e poi un'esaltazione collettiva incredibile di quello. Io credo che veramente, personalmente, mi ringrazierò perché è un'emozione così, penso che avete provato proprio. Senti, Giuseppe Rossi entra di diritto tra i grandissimi della storia argentina, anche se ovviamente qui sono da poco, però sta facendo cose che credo che nessuno si aspettava. Questa mattina ho parlato a lui, in cui il rapporto, ti rendi conto cosa hai combinato, però è un ragazzo incredibile, un ragazzo veramente, cosa hai provato, sei andato a mangiare la pizza con la sua fidanzata da vicino, con un turista a Firenze, ma il vantaggio che è un ragazzo normale, non lo riconosco tanto, il cappellino sempre un turista, però è un ragazzo incredibile per l'umiltà, avete fatto caso quando parla sempre della squadra, specialmente parla di se stesso. Senti, quanto può dare a livello di squadra una vittoria come quella di ieri in termini di entusiasmo, in termini di convinzione? Ma io penso che possa dare molto in termini di autostima, di entusiasmo, quando si è così si lavora assolutamente meglio. Però è chiaro che già c'è un po' di esserci con la testa perché è una gara. Grazie.